Poi dopo all'Etacatlan gli ha venuto in mente a me Marco, mi ha insegnato a parlare l'italiano, perché da no prima gli ero ancora una buona a parlare. La città metropolitana di Torino rinnova e rafforza il suo impegno a lavorare con il territorio, in particolare montano, per promuovere la conoscenza di occitano, franco-provenzale e francese, le cosiddette lingue minoritarie tutelate dalla legge nazionale 482. La consigliera metropolitana Barbara Cervetti lo ha ribadito incontrando questa mattina a Palazzo Cisterna sindaci e operatori culturali dei numerosi comuni della città metropolitana che sono sede di lingue minoritarie. La programmazione per il 2016 verterà su tre filoni: le attività degli sportelli linguistici che coniugheranno maggiormente le potenzialità della tecnologia all'attività tradizionale, la formazione linguistica che darà spazio a corsi sia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia per la popolazione, ed infine le attività di promozione linguistiche con laboratori di lingua, musica e canto. Nel territorio della città metropolitana sono 37 i comuni interessati dall'occitano e dalla lingua DOC, 51 quelli interessati dalla lingua franco-provenzale e 29 che sono interessati da occitano, franco-provenzale o dal francese. La città metropolitana di Torino ha una rete molto preziosa che va dalle valli Orco-Soana fino all'alta valle di Susa e comprende tre minoranze linguistiche, l'occitana, il franco-provenzale e il francese, quindi mettendo in rete una quantità enorme di comuni che da soli non riuscirebbero a fare un lavoro qualificato per quel che riguarda la legge 482 sulle minoranze linguistiche. È sempre difficile sensibilizzare le persone, sensibilizzare la gente, e poi appunto proprio il fatto di poter tramandare la lingua anche tra i piccoli, i giovani che saranno il futuro delle nostre valli. Quelli sono i problemi. Oggi si è parlato del nuovo progetto, quello del 2016, in cui si svilupperà il tema dello sportello linguistico, gli sportelli che sono presenti ormai da 10 anni sul nostro territorio e portano avanti attività nelle scuole, fra la gente, all'interno delle varie cittadine di lingue minoritarie. All'interno del progetto c'è poi tutta la parte invece sulla formazione anche del personale degli enti e anche però aperto alla formazione, aperto anche alla cittadinanza attiva. Abbiamo parlato poi anche di scuole e qui ecco il nostro impegno, perché sulle scuole troppo poco si investe nella diffusione delle lingue madri. Chiederemo anche un impegno adesso da parte del Ministro di essere presente qui sul nostro territorio, magari già al Salone del Libro sarebbe una bellissima occasione, visto che l'abbiamo invitato, per essere anche lui testimone, parte attiva rispetto alla nostra volontà di radicare l'azione delle associazioni che si occupano di lingue madri oggi sul nostro territorio.